Benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo LL Lunedì, Letto, Leggendo e Leggerò, il mio aggiornamento settimanale in cui vi racconto cosa ho finito, cosa sto leggendo e cosa leggerò in futuro. Per questa settimana torniamo in postazione e sarà così probabilmente per un intero mese perché ragazzi, mi dispiace, lo so che di là è più carino, lo so, ma non ho tempo per girare di là. Già per fare tutte queste cose qui ci è voluto un sacco. Quindi abbiate pietà di me, magari so anche che molte persone mi ascoltano invece che guardare i video, quindi non importa, andiamo avanti, the show must go on. Allora, prima di parlare dei libri, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un mi piace e magari nei commenti possiamo parlare della domanda che vi farò a fine video, come ormai quasi tutte le settimane. Allora, Via delle Magnolie, l'ho finito finalmente. Come vi avevo detto la settimana scorsa, avevo rallentato tantissimo perché non lo volevo finire. In realtà questa è stata una rilettura perché, come avevamo già detto, l'avevo già letto su Facebook perché l'aveva pubblicato durante la quarantena, ma c'era un capitolo in più alla fine che onestamente mi ha un po' deluso perché ci sono tantissimi personaggi nel giro di 5 pagine. È un po' troppo caotico, un po' troppe situazioni, completamente da zero in 5 pagine non si può. Diciamo che sono stata un pochino delusa da quella pagina là, che però annuncia l'uscita di altri libri che seguono la famiglia di Via delle Magnolie 11. Per il resto mi spiace per Arianna se mi stai guardando, ma non amo rileggere libri purtroppo. L'avevo letto la prima volta più di un anno e mezzo fa, ma cioè, mi ricordavo ancora tutto mentre leggevo, già sapevo qual era la cosa immediatamente successiva e perde tanto di pathos, perché questo è un libro in cui i colpi di scena, anche piccoli, ti svoltano la lettura e se già sai tutto. Forse è un po' più moscio, però leggere la Bertola mi fa sempre sentire a casa. Lacci di Starnone l'ho iniziato appena finito questo, perché sempre con figure leggo qualche altra cosa di narrativa. E per ora sono alla prima parte, dopo l'incipit. Devo solo avere un atteggiamento positivo. Prossima settimana penso di averlo finito e ne parliamo bene nel dettaglio. E adesso veniamo a figure. E parliamo di Mondrian. Mondrian lo conosciamo tutti da questi quadrati qui, ma magari non sapete come si chiama l'arte che aveva inventato lui insieme a, abbiate pietà della pronuncia, Doesburg, credo, Doesburg. Correggetemi qui sotto così impariamo tutti come si dice. Comunque, la loro nuova arte si chiama neoplastica ed è incentrata sulla riduzione a forme essenziali, sull'uso di colori primari e strutture compositive razionali. Ma Mondrian ha una particolarità rispetto al suo collega ed è che Mondrian non vuole le diagonali. Per Mondrian devono esserci soltanto linee rette, orizzontali e verticali, mentre il suo collega non è affatto d'accordo. Van Doesburg, però, si dimostra possibilista sull'uso di linee oblique, che invece secondo lui dinamizzano le composizioni senza per forza rimandare al disegno realistico. La reazione di Mondrian è drastica, chiude con Theo. La storia è piena di uomini che hanno litigato per una donna. Più raro è troncare un'amicizia per una diagonale. Ma gli artisti del resto si occupano di forme. Potrebbero non prendere sul serio una questione del genere? E da questo punto in poi si concentra sulle diagonali. Come una diagonale può cambiare completamente la nostra visione dello spazio. Ad esempio, questo quadro del Tintoretto con la visione della chiesa che non è neanche centrale ma è laterale e l'occhio effettivamente fa una diagonale. La diagonale più famosa di tutte è quella di Napoleone, dipinto da David, perché il cavallo e la figura del condottiero tagliano esattamente a metà il quadro, ma in diagonale, non in verticale. E ancora analizza anche tante altre foto, le diagonali per quanto riguarda la croce, per quanto riguarda la fotografia e, come al solito, Falcinelli ci racconta qualcosa di davvero simpatico. Vero o no? Adesso veniamo a Leggerò perché non riesco, non lo so, quest'anno non riesco a stare più di 2 mesi senza zero calcare, non lo so per quale motivo. Mia zia
visto che nel book haul di compleanno non vi ho fatto vedere tutto perché dopo poco che avevo registrato il video sono arrivati altri pacchi, mi ha regalato sia macerie prime che macerie prime 6 mesi dopo. E visto che questo rispetto ai suoi più moderni fumetti è davvero breve, penso che lo leggerò tutto d'un fiato e non vedo l'ora. Con questo abbiamo finito, ma ci vuole una domandina finale. Conoscevate il nome dell'arte di Mondrian? Cioè, sapevate che si chiamava neoplastica? Perché io non lo ricordavo minimamente, magari l'ho anche studiato a scuola, però non me lo ricordavo. Detto ciò, non mi rimane che augurarvi buona settimana, visto che è lunedì, e buona lettura.